Io sono orgoglioso delle iniziative di questi mesi in cui abbiamo portato Dante in tutta la Toscana. Lo abbiamo fatto con i bambini, i dantini. È stata un'esperienza unica, emozionante. Ho domandato ai bimbi come finiscono le tre canti, quali sono la parola, e tutti a urlare stelle. Non potete capire l'emozione nel vedere questi bimbi così appassionati. Abbiamo fatto un bel regalo a Monteroni d'Arbia, Poppi, Castagneto Carducci, la Toscana diffusa, Dante dovunque. Si sono chiusi 100 giorni di iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante. In Consiglio regionale l'appuntamento al Centro Expo Ciampi con il Presidente del Consiglio che ha presentato l'Avatar Divina. L'iniziativa più innovativa, la vedete alle mie spalle, l'Avatar di Dante, in cui è possibile avere una terzina personalizzata della Divina Commedia. È un modo per portare Dante vicino ai cittadini della Toscana, per attualizzare il suo messaggio ancora forte, per far vedere quanto è bella la nostra regione. Un grazie a tutti i colleghi consiglieri che si sono impegnati, alla Presidente Giachi, agli uffici, senza di loro non sarebbe stato possibile. Insomma, Dante alla portata di tutti e ci siamo riusciti. Io sono veramente contento ed entusiasta oggi di poter far vedere anche a Firenze l'innovatività dell'Avatar di Dante. Assieme ad Antonio Mazzeo, il vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli e la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi. Ma intanto si corona un anno di iniziative e di ricorrenze, è stato un anno importante dove il Consiglio regionale ha creduto fortemente nella voglia di ricordare Dante, il sommo poeta che di fatto è ancora presente in tutti noi, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Credo che il passaggio più importante sia stato quello di aprirsi come volontà dell'Ufficio di Presidenza anche alle nuove generazioni. L'esperienza dei dantini nelle città, nelle esperienze diffuse, nei ragazzi, è stata a mio avviso una dimensione straordinaria di contatto e di innovazione di come ricordare Dante. Allo stesso tempo si è provato a fare uno scatto in avanti con le nuove tecnologie e con la possibilità di introdurre e di comprendere come l'attualità della nostra storia sia ancora presente in questi giorni. Ma in realtà mi colpisce la capacità della Divina Commedia e della poesia di Dante di davvero dimostrarsi sempre in quella universalità di cui è portatrice. Noi lo sappiamo, Dante è un poeta universale, canta l'uomo, l'essere umano in tutte le sue sfaccettature, vederlo declinato da così tanti artisti e vederlo declinato in questi modi che anzi incontrano la tecnologia più avanzata è davvero stupefacente. Devo dire che tutta l'esperienza dei 700 anni di Dante qui al Consiglio regionale ha avuto proprio questo obiettivo principalmente, dare forma plastica all'attualità e alla universalità di Dante facendolo incontrare con tutti i toscani e le toscane possibili, portandolo alla porta di casa dei nostri concittadini. E grazie alla qualità degli interventi che sono stati selezionati, questo è stato possibile mantenendo altissimo il livello dell'espressione artistica e selezionando progetti davvero straordinari come questo dell'Avatar che ha accompagnato cose più tradizionali ma anche di grande potenza innovativa sociale come i dantini diventi lucenti nei comuni della Toscana. Abbiamo voluto fare del Consiglio regionale il luogo per dare voce a chi ha meno voce e oggi questa iniziativa che racconta lo studio della Fondazione Michelucci sul tema dell'affettività in carcere va esattamente in questa direzione. Noi nel 2020 a luglio in Consiglio regionale abbiamo approvato una proposta di legge, ora questa proposta di legge è ferma in Commissione Giustizia al Senato, chiediamo con forza che venga discussa perché dare risposta in questa direzione vuol dire dare risposta di libertà, dare risposta di giustizia sociale e venire incontro a una questione forte e molto sentita. La Toscana è sempre stata terra dei diritti. Io vorrei che in questa direzione noi potessimo continuare. Diritti dei detenuti e dignità in carcere. Nella giornata realizzata assieme alla Fondazione Giovanni Michelucci e alla collaborazione del Garante regionale dei diritti dei detenuti della Toscana sono stati presentati gli esiti di una ricerca sugli spazi per l'affettività in carcere. Com'è nata questa ricerca? Abbiamo fatto questa ricerca per rispondere a una domanda che il Parlamento in questo momento si sta facendo, se sia utile o non sia utile disciplinare l'affettività in carcere. Abbiamo attraverso questa ricerca dato una risposta molto positiva. Il carcere ha
è uno strumento che serve a limitare la libertà delle persone e a garantire la sicurezza della popolazione, ma questo non vuol dire togliere, come dice la Corte Costituzionale, eliminare i principi basi della dignità umana, e l'affettività nei confronti delle altre persone è uno degli elementi più profondi dell'essere uomini. Una ricerca che arriva anche a seguito della proposta di legge depositata dalla Regione Toscana in Senato. Che cosa prevede? Prevede la modifica dell'articolo 28 dell'ordinamento giudiziario, stabilendo che in tutte le carceri sia possibile trovare degli spazi dove le famiglie, i compagni, le compagne, senza distinzione di alcun tipo, possano trascorrere in serenità dei tempi lunghi, un fine settimana per esempio, cercando di mantenere i rapporti familiari che molto spesso la carcerazione recide totalmente. Qual è invece il quadro attuale nelle carceri italiane? Situazione totalmente lontana dal raggiungere questo obiettivo. Nelle carceri spazi di affettività non ci sono e soprattutto vige ancora il principio per cui gli incontri tra persone devono essere sorvegliati, non ascoltati, ma sorvegliati de viso dal personale di polizia penitenziaria. Capisce che non è facile avere neanche con i figlioli momenti di affettività in queste condizioni, non viene proprio la voglia. Ad oggi sarebbe auspicabile cominciare intanto a prevedere questi spazi per l'affettività e quindi a rintracciare in ogni struttura degli spazi effettivamente liberi dove si può progettare un luogo per l'affettività. D'altra parte, anche forse utilizzando parte di quelli che saranno i fondi del PNRR, cominciare a rivedere e a qualificare meglio tutti gli spazi di accesso, dalle portinerie agli spazi di attesa, agli spazi di controllo, alle vie che portano ai colloqui. Questa è una parte che probabilmente potrebbe essere ripensata e che dà dignità alle persone. Ma io l'ho voluta con forza questa premiazione, per premiare delle ragazze che si sono distinte in questi anni e che hanno portato in alto l'onore della Toscana in Italia e nel mondo. È bello sapere che lo sport è inclusione, è bello sapere che attraverso lo sport ognuno può rendersi protagonista e cercare anche di dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono abbatterti e che invece grazie allo sport riescono a diventare opportunità. È bello, entusiasmante che per il quarto anno consecutivo la squadra femminile di Sitting Volley di Pisa ha vinto il campionato italiano. È bello e significativo anche i risultati che hanno avuto a livello internazionale e che l'hanno portata al sesto posto alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Tokyo. E allora il messaggio che oggi vogliamo mandare alle cittadine toscane, ai cittadini toscani è crederci sempre e sapere che attraverso lo sport si può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Un riconoscimento regionale per le pluricampionesse pisane del Sitting Volley. La società del Dream Volley Pisa da 4 anni domina le scene nazionali nella disciplina paralimpica, la pallavolo da seduti, che vede giocare assieme atleti normodotati e con disabilità, seduti per terra su un campo più piccolo e con la rete più bassa. Per noi è una grossa soddisfazione perché da quando siamo nati abbiamo investito in questo sport che è il sitting volley, che è veramente molto inclusivo, ed essere oggi qui è una grande soddisfazione. Il nostro movimento è cresciuto all'interno, abbiamo delle ragazze che sono alle Paralimpiadi, quindi insomma siamo veramente molto contenti del risultato. Allora, il Dream Volley è nato un po' per una scommessa nel 2003 con un paio di squadre giovanili e oggi noi abbiamo 300 atleti iscritti e abbiamo quindi atleti iscritti nelle squadre giovanili e poi serie regionali,
Abbiamo anche una squadra in collaborazione nazionale di Serie B maschile e poi abbiamo la realtà del sitting volley che conta due squadre, la squadra maschile e la squadra femminile, e con atleti che sono sempre in aumento. Il fatto di riuscire a comparire, insomma, in televisione e il fatto di avere avuto queste ragazze alle Paralimpiadi ci ha dato una certa visibilità anche nel territorio, quindi ci stanno contattando diversi futuri papabili atleti che vogliono venire a giocare con noi. La premiazione del Consiglio regionale per certi versi vi ripaga degli sforzi fatti per arrivare fino a qui. Sicuramente è stata appunto una grossa soddisfazione perché sitting volley è uno sport che si deve far conoscere ed essere arrivati a livello regionale con questi risultati. Noi come squadra abbiamo vinto 4 scudetti nazionali, cioè di fatto da quando c'è il campionato noi abbiamo sempre vinto, abbiamo vinto 2 coppe. Abbiamo appunto tante atlete nella nazionale, quindi essere qua io penso anche per la Toscana sia molto importante. Peccioli torna ad essere uno dei palcoscenici principali per l'arte contemporanea in Toscana e lo fa con il progetto artistico Rampa di Lancio, voluto dal sindaco Renzo Macelloni e curato da Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento di Firenze. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale, sono 10 gli artisti coinvolti che esporranno le loro opere tra il capoluogo Peccioli e il borgo di Legoli. Ma è un momento importante che dà il segno della voglia di ripartenza. Peccioli torna ad essere capitale dell'arte contemporanea e io voglio ringraziare il sindaco Macelloni per la grande attenzione che rivolge sempre all'arte come momento di crescita umana e culturale. Indubbiamente mi ha spinto il fatto di continuare un'iniziativa che ormai stiamo facendo da anni. Abbiamo iniziato circa 30 anni fa a pensare di fare di Peccioli un luogo dell'arte contemporanea, fare un museo a cielo aperto dell'arte contemporanea a Peccioli e nel suo territorio. La rampa di lancio è la terrazza del Palazzo Senza Tempo a Peccioli, progettata dall'architetto Mario Cucinella. Lì saranno installate panchine in marmo di Domenico Bianchi e i testimoni in bronzo di Mimmo Paladino. Anche in questo caso le opere sono alcune permanenti, sono pensate site specific, come quella ad esempio di Paolo Parisi nella piazza principale di Peccioli, ed altre invece sono state collocate pensandole appositamente per andare a dialogare con diciamo le strutture architettoniche urbanistiche del luogo. Il progetto è curato, oltre che da Risaliti, anche da Antonella Nicola e la doppia inaugurazione è in programma domenica 19 dicembre, prima a Legoli e poi a Peccioli. Le opere temporanee restano in mostra fino al 15 marzo.